Niente più acqua, il laghetto di Villa Guglielmi si è ritirato, ridotto ad una pozza melmosa piena di detriti e immondizia. Pesci e tartarughe si contendono quel poco d'acqua rimasta, l'ossigeno scarseggia e la fontana è ferma. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fiumicino, Federica Poggio. Ho provato personalmente ad informarmi, ma non risultano previsti lavori o interventi. Mi sono recata sul posto almeno 3 o 4 volte, ma non ho mai trovato nessun tecnico che stesse monitorando la zona o che potesse dare l'impressione di intervenire. Il mio auspicio, ha aggiunto Poggio, è che si possa prendere in esame la situazione e trovare una soluzione per ovviare ad un problema che in tanti continuano a sollevare all'amministrazione.